Permettetemi di rinnovare i miei ringraziamenti, anzi di esprimerli a nome mio personale, però anche del Ministero della Cultura francese che io rappresento, a Cristina Rosini, a Claudia Collina per la Regione Emilia-Romagna naturalmente, e a Elisabetta Bovero, volevo, e all'assessore Verona, mi pare di aver capito giusto, per accoglierci qui. Grazie infinite. Allora, grazie Cristina perché la presentazione che ha appena fatto presenta già un po' quello che io adesso mostrerò per quanto riguarda la band Son Visivisto. O marchio, forse lo traducete in italiano marchio, la band. È una band. È una band che fu organizzato, che fu lanciato nel 2011 dall'allora ministro della cultura, che era Frédéric Mitterrand, forse vi ricorda qualcosa, perché era nipote di François Mitterrand, ex presidente della Repubblica francese, che tra altre cose fece anche un breve passaggio poco prima di essere nominato ministro in Italia, perché fu direttore della francese, rappresentativo culturale francese in Italia. E quindi fu lanciato nel 2011, ma già i lavori cominciarono un anno all'incirca prima. E la sua idea venne perché lui stesso, essendo lo scrittore, fu un po' diciamo commosso, rendendosi conto nei suoi spostamenti in quanto ministro, come in alcuni luoghi, in particolare quelli delle case di scrittori, non fossero abbastanza conosciuti, non fossero sufficientemente conosciuti dal pubblico. E quindi chiese ai servizi patrimoniali del Ministero della Cultura di riflettere per cercare di mettere in opera qualcosa, di trovare una soluzione di valorizzazione. Fu così che il concetto di così nel 2011 fu lanciato, nel 2011 fu la prima campagna per la quale ci furono 111 luoghi che furono realizzati, ma lo vedremo dopo. Questo label in effetti raccoglie alcuni alcuni criteri che sono richiesti, ma soprattutto si apre a tutti i settori un po' della nostra vita, siano quelli artistici, culturali, però anche storici, politici, sociali, di costume, di arte naturalmente, di scienza della scoperta. Una delle cose fondamentali che si richiede a questo label, o comunque le persone o i luoghi che si vogliono mettere in valore, sono un rispetto del valore della Repubblica, perché siamo molto attenti, lo Stato francese è molto attento su questa questione, in effetti, che non ci siano delle figure che possano rivelarsi tendenziose o nascondere dei passati o dei percorsi un po' oscuri, perché talvolta siamo stati un po' anche in difficoltà in alcuni casi. Allora, giusto per ricordare un po' come è strutturato questo marchio, questo label, che è un label che deve essere aperto al pubblico per almeno 40 giorni all'anno, come quelli per la Regione Emilia-Romagna, 60 giorni. Noi ci siamo basati sul codice delle imposte e delle imposizioni del francese. La casa deve avere per effetti non deve avere un'attività principale a scopo commerciale, ma soprattutto deve essere stata abitata da un personaggio, una persona, probabilmente uomo o donna, che sia, e
e deve avere in particolar modo conservato una memoria, ma non una memoria che sia tangibile. Molte volte ci sono confrontati alcuni casi nei quali in effetti eravamo davanti un po' a quello che in francese si chiama un po' la coquille vide, è una conchiglia vuota, diciamo in volo, però all'interno tutto è stato o distrutto, è stato venduto o comunque svuotato o deteriorato. Quindi la presenza del passaggio tangibile della persona deve esserci nella memoria, anche perché come è stato evocato prima e anche dal fotografo Baciocchi, questi luoghi hanno una dimensione intima che è molto importante. Il label ha una validità di 5 anni, che sono rinnovabili, in genere sono automaticamente, ma in realtà c'è una procedura per richiedere a luoghi che già hanno ottenuto nel passato di procedere alla domanda di rinnovo. E quindi ora la procedura è a livello regionale, perché sono le direzioni culturali regionali che lanciano questi appelli per le nuove candidature anche in passato, perché sono presenti sul territorio in maniera molto più stretta. E si chiede naturalmente la riconoscenza del nome del personaggio, l'autenticità, come vi dicevo, del luogo, l'evocazione. La presenza di collezioni è naturalmente molto importante, molte volte ci si. Per alcuni luoghi abbiamo delle collezioni che siano esse di fondi, di archivi, di libri, però anche di oggetti che sono molto importanti. Chiediamo alle istituzioni, a questi luoghi, che possono anche procedere a presentare un progetto culturale con delle basi scientifiche che siano relativamente solide, e naturalmente con delle attività culturali legate, che presentino l'ambientazione delle visite guidate, che abbiano l'accesso in particolare a tutte le persone, anche alle persone portatori di handicap, forse, scusate, non so come si chiama in italiano, portatori di veri handicap, disabili, grazie. E o comunque eventualmente di presentare dei sistemi sostitutivi. Voilà, allora, può passare la slide. Oggi come oggi questo SVO e questa rete si compone di 252 luoghi. Come vedete, e come vi dicevo, c'è stato questo lancio delle label nel 2011, per i quali sono presentati 25 progetti, 25 regioni, scusate, perché all'epoca la Francia era ancora, all'epoca 2011, era ancora divisa in regioni, e il numero di regioni tra metropolitane e oltremare erano molto importanti, quando furono 25 regioni, per 111 case, come dicevo prima, che furono labellizzate, più una al di fuori del territorio amministrativo francese, in Marocco, ed è in particolar modo la casa Marrakech di Saint Laurent, nella quale lui e Pierre Piaget passavano molto tempo, un luogo di ispirazione nelle sue creazioni, fatte dalla parte del couture, dello stilista. Vedete, poi in seguito ci fu quello del 2012 con 19 regioni, più ho aggiunto Guernesey per 59 case sul territorio, più Guernesey perché Guernesey è una di queste isole, sapete, nel canale della Manica. Un'isola indipendente, anche se fa parte del Commonwealth, ma è perché si trova una delle case di Vittorio Hugo. Vittorio Hugo, per le sue prese di posizioni, se lo sapete, ma fu costretto all'esilio. Una delle sue case d'esilio fu per appunto Guernesey.
E l'aneddoto è che Pierluisi, benché sull'isola un governo indipendente, appartiene alla città di Parigi, la proprietà della città di Parigi. Allora, 2015, 2013, nella regione 25, Maison, più la prima che fu labellizzata negli Stati Uniti, scusate, ho lasciato la versione francese, negli Stati Uniti, sono gli Stati Uniti, ed è quella di Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar probabilmente la conoscete, in realtà lei era franco-belga, però passò la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti, nel quale cosa questa casa che ha nel nord degli Stati Uniti, nel Maine, a Northern Harbor, e fu proprio tra le cose in quella casa che scrisse per appunto le sue maggiori opere, e durante la sua permanenza, la sua vita negli Stati Uniti lei fu eletta all'Académie française, fu la prima donna, una scrittrice, ad entrare all'Académie française in Francia. Voilà, vedete, poi dopo il seguito con le regioni sono un po' diminuite perché ci fu in effetti una riprogrammazione organica, una riorganizzazione amministrativa delle regioni, quindi il numero delle regioni adesso sono inferiori, però poco a poco c'è stata un po' una diminuzione delle richieste di labello, e poi per riprendere un po', poi dopo, vedete di nuovo nel 2018 5 regioni più nate negli Stati Uniti, questa volta è quella di si trovano la Nouvelle Orléans e Degas, il pittore impressionista, perché Edgar Degas aveva da parte di madre, aveva in effetti le origini americane e creole. E poi dopo, nel 2020, come potete vedere, purtroppo ci furono due cose che intervennero: il sistema di labellizzazione, che prima era direttamente controllato, fatto, messo operato dal Ministero della Cultura, è stato decentralizzato alle regioni, quindi ora sono totalmente le regioni che se ne occupano, però poi purtroppo c'è stato, come sapete ben tutti, la crisi sanitaria, e quindi nel 2020 non ci sono purtroppo state delle abilitazioni, che sono riprese poi dopo nel 2021 e nel 2022, quest'anno la campagna è ancora in corso. Vedete che tra le maison in effetti, come ho messo fuori le quattro fuori le frontiere amministrative, credo di avervele citate, e c'è questo gemellaggio in Cina con il poeta Lu Xun, che è un poeta del XIX secolo cinese, ed è gemellata con un'altra casa di Victor Hugo in Normandia. Casa del Vilchier si chiama, sui bordi della Senna, dove lui purtroppo visse un dramma perché perse una delle sue figlie che si annegò praticamente proprio nella Senna con il marito. E questa casa è gemellata su richiesta del governo cinese all'epoca, perché Lu Xun, questo poeta Lu Xun, ha tradotto una parte dell'opera di Victor Hugo. Due case sono state, due dispositivi sono, scusate, due luoghi hanno avuto il ritiro della bella Maison de Silvestre. Ho scritto, ve lo dico perché ha un interesse storico importante, credo, ed è stata una loro domanda propria, sono la casa di Joséphine de Beauharnais, Joséphine Bonaparte, la Martinique, e un altro di un in Martinique, e sono state le autorità regionali, sul posto, non è neanche le francese, Martinica, perché naturalmente sono troppo legati al passato, purtroppo ancora molto doloroso, della schiavitù. E forse lo sapete, ma Napoleone Bonaparte, quando fu eletto, quando fu incoronato, grazie, imperatore, ristabilì purtroppo la schiavitù, allora la Guadalupe riuscirono
Quindi Martini che si hanno preferito non avere una questa parte della storia del loro. Grazie. Allora, vedete qui uno screenshot dello schermo di una carta interattiva che abbiamo messo, che abbiamo sviluppato o concepito per i diversi luoghi, posti che hanno avuto questo materialismo di Cristo, anche lì sulla Francia metropolitana e fuori dai comandi dipartimenti oltremare e fuori ai confini francesi. È una carta interattiva nella quale infatti si può accedere da poco con una geolocalizzazione, poi con informazioni riguardo alle case, e che è tuttora tra altre cose in cantiere di rinnovo. Volevo mostrare qualcosa di alcune edizioni che noi al Ministero della Cultura procediamo, ma in particolare con il patrimonio, non questo non ho potuto tradurlo, ma vi mostro perché ogni anno c'è un'edizione che del Servizio delle Statistiche, di Studi e Statistiche, che edita praticamente dei documenti che riportano le frequentazioni su tutto il patrimonio francese, che siano dei luoghi che abbiano più o meno avuto sia delle protezioni. Il sistema francese è un po' diverso da quello italiano, forse Cristina Moresini lo conosce, ma ci sono le protezioni per i monumenti storici, ce ne sono in particolare per i musei nazionali, dei luoghi che sono realizzativi, le pedali di Sva, città e dei paesi d'arte e di storia, della Belle Maison des Illustres, i settori privati, i giardini, eccetera. E quindi sono editati ogni anno questi studi sulle frequentazioni. Per favore. E le Maison des Illustres ne fanno parte, e come potete vedere, questa è l'ultima edizione, 2021, che però ha i dati 2020. Perché c'è sempre un anno di differenza, di decalage. Così potete da un colpo d'occhio vedere un po' il numero di Maison des Illustres che sono presenti sul territorio francese, metropolitano e oltremare e fuori dalle frontiere, come vi dicevo. E ancora, qui ci abbiamo. E voilà, e con una pagina specifica per le Maison des Illustres. La Maison des Illustres, la Maison des Illustres, quella di leggere un 4 milioni di visitatori sono stati totalizzati l'anno 2020. Anzi no, scusa, sono le cifre 2019, prima della pandemia, e sono le discese un poco più di 3 milioni nel 2021. Allora qui vi ho riportato una tabella che noi cerchiamo di organizzare e di seguire per fare semplicemente un po' alcune statistiche, però nella distribuzione a titolo di numero, ma soprattutto per mettere in evidenza il contrasto, purtroppo il deficit della presenza dei luoghi legati alle donne sul territorio francese. È un altro, come dire, è un aspetto sul quale noi anche portiamo un'attenzione particolare, perché per le ragioni semplicemente di uguaglianza, però purtroppo, come lo sapete, non possiamo riscrivere la storia molto spesso non ha riconosciuto il ruolo delle donne nel passato, e quindi molti posti non esistono più o non sono stati considerati come tali.
benché noi cerchiamo in effetti di riportarlo di nuovo all'attenzione, cerchiamo anche di valorizzare tramite questo modello. E voilà, allora, ora passo in maniera un po' più la realizzazione del labello, abbiamo messo in atto alcune azioni per cercare di tendere di valorizzare questo labello nel momento in cui fu lanciato. Nel 2014 abbiamo organizzato la prima giornata nazionale di incontro con le Maison des Illustres e Federazione delle Maison d'Écrivain, ne parlavamo prima con Rosanna Corroni, che è un'altra federazione parallela del Casello del Patrimonio Letterario degli Scrittori, che è un po' una nostra, diciamo, nostro partner in questo marchio. Questa fu la prima e purtroppo ultima, devo dire, giornata nazionale, perché non siamo riusciti poi ad organizzare altre, soprattutto per delle ragioni del calendario governativo ogni volta, che ci hanno costretto a rinunciare a riportarle. Fu al castello di Compiègne, che è in Piccardia, al nord di Parigi, fra Parigi e Lille, con su Monte, non lo conosco, ma è un castello, tra altre cose, che è sede di museo. Napoleone III ha un museo delle automobili e che è anche una maison des illustres, ma che appartiene allo Stato. Ed era quell'epoca, la organizzammo in quel luogo in particolare anche perché era il primo anno degli eventi per il centenario della prima guerra mondiale e la Picardia verso nord della Francia era uno dei luoghi, delle regioni che furono in particolar modo teatro di molte battaglie durante la prima guerra mondiale. Allora, può procedere, grazie. Le altre valorizzazioni che abbiamo cercato di mettere in atto sono queste guide di Maison des Illustres. Allora, noi ci eravamo dati come obiettivo di raggiungere un numero abbastanza o sufficientemente importante di case labellizzate per editare, pubblicare una guida. La prima, come vedete, nel 2015, alla sinistra dello schermo, è quella edita dalla Regione Île-de-France, perché, come potete visitare, la Regione Île-de-France è il luogo che concentra il maggior numero di case degli illustri. Fu poi seguita da quella della Normandie nel 2016, perché anche la Normandie uguale a una regione vicina alla Regione Île-de-France con un già numero importante di case, e nel 2017, ne abbiamo parlato prima, fu editato la prima guida delle Maison des Illustres, un esemplare qui che posso mostrarvi, ed è di quello nazionale, quindi l'abbiamo potuto realizzare quando avevamo già una base di più di 200 case. Ecco, il seguito è stato che ci sono state le riedizioni di queste guide negli anni, in alcuni anni seguenti. Allora, sempre per la Regione Île-de-France ci sono state lo stesso guida, ma è stato anche rinnovato con le aggiunte delle ultime labellizzazioni ed è stato tradotto in quattro lingue, oltre al francese, che potete vedere c'è lo spagnolo, l'inglese, il cinese e il giapponese. La scelta della copertina per ogni edizione è stata fatta sulla base in particolare dell'interesse da parte di turisti ispanofoni o anglofoni o cinesi, giapponesi per i luoghi di spiccio. Allora, male, perché le ultime edizioni sono uscite nel 2018, una giornata nel 2021 e
probabilmente ce ne sarà una l'anno prossimo. Abbiamo fatto delle case per degli incontri con le grandi atelier di case che hanno un atelier di artisti e questo abbiamo fatto per tradizioni, purtroppo anche lì la pandemia ci ha un po' fermato e Vademecum come Maison des Illustres è un Vademecum con un suo nome lo indica per aiutare in particolare a indicare le persone che vogliono o gli istituti o i gestionari che vogliono accedere a questo label di come procedere ed è un documento che è in linea. Voilà. E io adesso vi faccio alcuni esempi di case, un po' di famiglie di case che abbiamo. Come potete vedere, per le case atelier che ho appena nominato, l'Auguste Renoir, Rosa Bonheur, una pittrice del XIX secolo, Daubigny, pittore, può continuare se vuole, la casa degli scientifici, come vedete, Pasteur, Curie che con Marie-Elle è uno dei laboratori per lei, però anche per la figlia e il marito Frederico Giulio della figlia, tutte e tre vincitori di premio Nobel per la chimica, Ampère, se vuole continuare. Sì, ok. Questa è quella delle donne, esatto, io ho voluto anche mostrare alcuni esempi per le donne come vi volevo vedere mostrare prima. Alcune forse le conoscete, alcune no. Gertier Archimède è la prima avvocata e nera di Guadalupe e deputata all'Assemblea francese e giusto per l'aneddoto, in quanto avvocato difese Angela Davis quando dovette fuggire gli Stati Uniti per le sue prese di posizione. Josephine Baker, credo che la ricordiate, la conoscete, è entrata nel Pantheon l'anno scorso. E queste sono infine le case all'estero. Perché abbiamo visto? Sì. Credo aver finito, mi pare. L'ultima delle quali, le recenti che si propongono, sono questa, Edouard Clisson, Martinica e Petrarca, perché Petrarca si vede a un periodo nel sud della Francia. E voilà, e anche un'ultima informazione, un'associazione si è creata, si chiama Club des Illustres, per mettere